Fonsai, che ha portato in carcere la famiglia Ligresti e gli ex manager della compagnia assicurativa. Domani dovrebbero essere sentite le figlie di Salvatore Ligresti, ma vediamo come funzionava il meccanismo che era stato messo in piedi. Marina Alessio. Una sorta di pozzo senza fondo, un limone da spremere. Era solo questo, secondo gli inquirenti, per la famiglia Ligresti, un gigante delle assicurazioni come Fondiaria Sai. Da Fonsai per 10 anni è uscito un fiume di denaro in un'unica direzione, destinazione Ligresti. E il salvadanaio da cui attingere a piene mani si chiamava Riserva Sinistri, ovvero quelle somme che dovrebbero essere accantonate per pagare proprio i sinistri, che venivano costantemente sottovalutate per far finire il denaro in più direttamente alla Premafin, la holding della famiglia, di una serie di altre società riconducibili sempre ai Ligresti, nient'altro che scatole vuote che non producevano alcun utile. A questo si aggiungevano poi i maxi compensi che non sono mai mancati per i figli e naturalmente anche per i manager compiacenti, insieme naturalmente ai ricchi e corposi benefit destinati ad alimentare la vita da nababbi della famiglia, del re del mattone. Infine c'erano le spericolate operazioni immobiliari attraverso le quali i Ligresti spolpavano Fonsai vendendogli ad esempio immobili a prezzi gonfiati. Tutto questo ha prodotto un buco da 800 milioni di euro che la società ha dovuto coprire con due aumenti di capitale, facendo così scendere il valore delle azioni e provocando un danno economico ad almeno 12.000 azionisti. Ecco la vecchia politica, la vera vecchia politica, anche della Seconda Repubblica. Continuate a votare i vecchi politici, vi cagheranno nello stesso modo. Della corruzione al potere, ma lui non si arrende e chiama a raccolta i propri sostenitori. Marco Clementi. Chi è il potere in Russia? Noi siamo il potere. Giocava con il fuoco e lo sapeva Alexei Navalny, 37 anni, avvocato penalista e blogger, nemico pubblico della corruzione in Russia e soprattutto del presidente Putin. È stato lui a chiamare il partito Russia Unita, quello del presidente, il partito di truffatori e ladri, diventato poi uno degli slogan dell'opposizione. Se indaghi sulla corruzione di chi può mettere la gente in galera, il modo più facile di togliersi di mezzo è mettere te in galera. Proprio ieri era stata accettata la sua candidatura alle elezioni di settembre per la poltrona di sindaco di Mosca. Oggi è arrivata la sentenza. Condannato a 5 anni di carcere con l'accusa di aver truffato un'azienda statale di legname. Dopo il verdetto ha scambiato un sorriso ironico con la moglie Giulia, seduta dietro di lui in tribunale. Io l'ho sempre appoggiato e continuerò a farlo. E se qualcuno spera con questo di bloccare l'impegno di Alexei contro la corruzione, si sbaglia di grosso. Lo dimostrano i suoi sostenitori. 3.000 persone in piazza davanti al Cremlino. Proteste non autorizzate. 15 arresti e tanta tensione. Dopo 41 giorni in ospedale, Nelson Mandela riaccende la speranza del Sudafrica proprio nel giorno del suo 95esimo compleanno. Le sue condizioni migliorano, per lui gli auguri da tutto il mondo. Marilu Lucrezio. Buon compleanno, papà Mandela. Preghiamo perché tu guarisca presto. Un inno cantato dai bambini della scuola media di Kounou e la scuola dove studiava anche l'ex presidente sudafricano. È il giorno del suo 95esimo compleanno. Il paese è in festa. Mandela sta meglio, dicono i medici. La notizia si trasforma in gioia collettiva. La parata militare davanti all'ospedale di Pretoria. C'è anche il presidente Zuma a cantare Happy Birthday Madiba. La figlia Cindy racconta commossa che dal suo letto in ospedale lui guarda la TV, saluta i familiari con la mano e sorride. C'ha 95 anni ed è migliorato. Ammazza, che fortuna. Noi taglieremo la torta per lui, dice Zonwa Mandela, uno dei nipoti. Non solo tagliano la torta per lui, ma se la mangiano pure alla faccia sua. Vivere nelle case grandi. Non gliene restano un po'? Per l'ONU oggi è il Mandela Day, un giorno in cui si invitano tutti a fare opere di bene. Dal mondo gli auguri dei big. Io ancora non gli ho potuto mandare degli auguri. Dovrei farlo, ma non so quale blog o sito di Facebook ci abbia. Appena posso gli registro qualcosa. Per comporre in un mosaico il volto di Mandela. Così ci avrà anche gli auguri di Santen Chan.
Siamo al sequestro dell'imam milanese Abu Omar, fermato a Panama su ordine delle autorità italiane e l'agente della CIA che organizzò l'operazione. Stefania Battistini. Finora nessuno degli 007 americani coinvolti nel sequestro dell'ex imam di Milano, Abu Omar, era mai stato rintracciato dopo la condanna definitiva, fino a ieri, quando a Panama è stato arrestato dalla polizia di frontiera in possesso di documenti falsi Robert Southern Lady, l'agente della CIA capocentro a Milano quando l'ex imam fu rapito nel 2003 e portato in Egitto nell'ambito delle cosiddette extraordinary rendition, di fatto un sequestro in terra straniera durante la guerra al terrore condotta dagli Stati Uniti. Mr. Bob, questo il suo nickname nell'ambiente, era ricercato dall'Interpol su richiesta dell'autorità giudiziaria milanese e ora il ministro della giustizia Cancellieri ha firmato la richiesta di fermo provvisorio e ha 2 mesi di tempo per chiederne l'estradizione. Era l'unico dei 23 agenti CIA coinvolti sui quali pendeva un mandato di cattura internazionale dopo la condanna definitiva a 9 anni di carcere. Hanno penso il meno significativo? Sequestro. Che ha visto coinvolti anche i servizi segreti. Così si salvano tutti gli altri. In appello degli ex vertici del Sismi, Nicolò Pollari e Marco Mancini a 10 e 9 anni dopo l'inchiesta guidata da Armando Spataro. Una vicenda molto complessa che aveva visto porre il segreto di Stato da parte di tutti i governi in carica dal 2003. Nell'aprile scorso il Presidente della Repubblica Napolitano aveva concesso la grazia al colonnello Giuseppe Romano, responsabile della base di Aviano, condannato in via definitiva a 7 anni di reclusione. Ai più importanti gli hanno dato la grazia, magari neanche hanno indagato, se no prendono gli scagnozzi, i picciotti. Comandante Schettino, inviata, grazie a lei. Posso solamente dire che prendo atto che il tribunale ha preso la decisione da loro ritenuto più opportuno, basta. Non si fa per ora, la perizia urgente sulla Costa Concordia chiesta da Schettino. Secondo il tribunale sarebbe troppo pericoloso, il relitto ormai semisommerso da 18 mesi davanti all'isola del Giglio. A settembre si sentiranno prime periti delle parti, poi la Corte deciderà se dire sì o no ad eventuali accettamenti. Comandante Schettino, finché la barca va lasciala andare, finché la barca va, tu non comandarla. Dimostrerò le mie ragioni, dice sereno in una pausa dell'udienza Francesco Schettino. Perché vuole pure avere ragione. Ha fatto un film tutto suo. Udienza rinviata al 23 settembre, poi saranno anche ascoltati i testimoni dell'accusa, fra loro il comandante Gregorio De Falco della Capitaneria di Porto di Livorno. La sua telefonata con Schettino ha fatto il giro del mondo e sarà sentita come testimone anche Domenica Cemortan. In aula saluta la telecamera. Moldava a parte, nessun naufrago all'udienza oggi. C'è il fratello di un violinista ungherese morto sulla Concordia. Quite surprising me that it's quite warm. Sono sorpreso dalla calma di Schettino, dice Robert. Voglio capire tutte le responsabilità, sapere cos'è accaduto quella notte. Anche le immagini di sorveglianza sulla Concordia contribuiranno a capire, sono state acquisite nel processo. Una lezione di vita importante, denunciare subito e non aver paura. Paolo Negro, ex difensore della Lazio, racconta insieme alla moglie un incubo lungo 6 mesi. Fu infatti vittima di un'estorsione che ha portato all'arresto di una banda di 5 persone. Elisa Anzaldo. Sono dei giorni terribili, giorni e notte, perché poi io non ho dormito per mesi. Per mesi non potevo dormire perché avevo sempre paura che succedesse qualcosa da un momento all'altro. Un giocatore della nazionale, una bella casa, una bella famiglia, 2 bimbe piccole. L'incubo comincia con una telefonata e la richiesta di un incontro. Questo personaggio si presentò come ambasciatore di tipi loschi e pericolosi e non aveva ben capito quale fosse la motivazione, sapevano solo che dovevano prendere dei soldi, si parlava all'inizio di 250.000 euro. La minaccia, dacci i soldi o raccontiamo ai giornali che ti sei venduto una partita Lazio-Siena, un falso. È stato atroce lo stato di pericolo costante in cui vivevamo. Noi piantonavamo l'asilo dal momento esatto in cui lasciavamo le bambine alla loro uscita, stavamo fissi lì. Sapevano perfettamente quando entravo, uscivo di casa, quando entravo, uscivo dal circolo. Dopo mesi di minacce e intercettazioni si organizza un incontro per la consegna del denaro, i primi 30.000 euro in contanti. Sotto tutto controllo ovviamente della polizia ho consegnato questi soldi a lui e un suo complice che lo aspettava in macchina nel parcheggio del centro sportivo. Sono scappati di corsa e sono stati arrestati da lì a poco. Questa è una lezione di vita importante.
denunciare subito qualsiasi episodio va fatto. Non aver paura, questo dirò alle mie figlie. Topi d'appartamento, incubo estivo a Roma, specialisti capaci di forzare anche le serrature di ultima generazione. I rimedi costosi e non infallibili, più utili invece luci accese e vicini di fiducia. Giulia Palmieri. Ecco, se i vicini non sono di fiducia, ciao. Pochi minuti per aprire qualsiasi porta. Così la banda dei georgiani entrava negli appartamenti per svaligiarli, senza lasciare segni di infrazione. Si chiama bumping, è la tecnica usata dai 37 ladri arrestati dai carabinieri di Roma. Una chiave limata per mandare in tilt le serrature a cilindro europeo, le più comuni. Prima del colpo, il sopralluogo. Individuato l'appartamento da colpire, lasciavano segnali chiari ai complici come lo zerbino di casa spostato. Poi, messi gli adesivi sullo spioncino degli appartamenti vicini, entravano in azione. Così hanno messo a segno 40 colpi solo a Roma, rubando gioielli, argenteria e computer, oltre 2 milioni di euro. Ma come ci si può difendere? Fidarsi a ditte specializzate del settore e utilizzare cilindri che sono certificati e personalizzati, che comunque hanno costi diciamo del 300% superiori a quello che si trova in commercio. Di porte e serrature a prova di bumping ne esistono varie. Nessuna garantisce la sicurezza totale, ma può scoraggiare i topi d'appartamento. Qualche consiglio lo suggeriscono le forze dell'ordine. Sono semplicissimi consigli che possono andare da lasciare la luce accesa oppure avere rapporti diretti con i vicini in caso di assenza. Avere rapporti con le vicine. Andare ogni tanto qualche notte con qualche vicina, non so a che cosa possa servire, e magari non serve tanto la vigilanza del tuo appartamento, serve altro, a socializzare. Disoccupato per vendicarsi dei 5.000 euro persi ai videopoker in un bar di Fontaniva, un paesino del Padovano, entra nel locale, lo vedete con un ascia in mano, si dirige deciso verso la saletta dei videopoker e si scaglia contro, ecco qua, 7 macchinette, distruggendole tutte, una dopo l'altra. Increduli e terrorizzati gli altri clienti, i gestori del bar, un uomo che stava giocando si scansa per non essere colpito, dopo l'albanese se ne va soddisfatto, guarda le telecamere di sicurezza e alza il pollice in segno di vittoria. Stiamo rivedendo le immagini nuovamente, è stato subito... Bene, così si fa, ma non doveva arrivare a giocare 5.000 euro, doveva farlo senza giocare manco un euro, quelle macchinette sono una merda, giocano con i tuoi soldi, tu rimani povero. Io manco col cazzo gioco nelle macchinette, a meno che non ci sia una macchinetta come nel film di Woody Allen, no? Che mette la moneta e... Quali cancelli dell'allevamento di la macchinetta dell'orgasmo, non so. Quasi 3.000 cani destinati alla vivi sezioni liberati. Una battaglia approdata in questi giorni alla Camera, dove c'è attesa per la sorte dell'emendamento alla direttiva europea che proibisce l'allevamento di cani, gatti e primati sul territorio italiano destinati alla sperimentazione. Difficile mettere insieme le ragioni della ricerca e i diritti degli animali, ma da allora tanta strada è stata fatta e gli effetti di una nuova sensibilità sono ormai evidenti anche nel quotidiano. Venite in America Latina a sperimentare, quello fanno pure sui bambini umani, quindi non ci sono problemi. Difficilmente si trovano strutture che accettano i cani, poi specialmente i ricettivi dei cani. Tutti i consigli per un'estate rispettosa in un vademecum presentato sulla spiaggia di Maccarese vicino Roma. Cani e gatti soffrono il caldo proprio come noi e quindi è importante lasciarli sempre... Infatti si dice che freddo da cani o che... ma io non ho mai sentito che caldo da gatti, ma che freddo cane che fa, sì. Che freddo gatto no. Si vede che i gatti hanno freddo prima e caldo prima che i cani. Di mantello bianco, è importante mettere loro una crema solare soprattutto nelle estremità delle orecchie o nelle zone che possono risultare. L'estate perde i suoi bollini, stiamo parlando di quelli del traffico intenso, colpa della crisi e delle nuove abitudini, sta di fatto che in vacanza quest'anno solo un giorno è considerato critico. Laura Cason. Esodo estivo lo chiamavano, quello che svuotava le città e riempiva le spiagge, quello che provocava partenze di massa, mega incolonnamenti e inevitabili ingorghi. Chiudevano le grandi fabbriche e accatastati come aringhe, ore e ore sotto la calura, ci si metteva in viaggio. Altri tempi. Oggi, con la crisi economica e il cambiamento dei costumi, l'esodo sembra definitivamente... D'estate c'è stato un cambiamento dei costumi, perché prima o poi tutto quello che uno indossa si sciupa di anno in anno, poi uno magari ingrassa, quindi i costumi li hanno dovuti cambiare per quest'anno, no, d'estate.
L'unico bollino nero, ossia traffico molto intenso, è annunciato solo per il 3 agosto e solo lungo la